Incredibile, siamo in finale di Coppa Italia contro la Juventus. Dica qualcosa. Allora, bella a tutti ragazzi, questa si chiama il 17 che vi parla. Passate sul mio canale, mi raccomando. Guarda com'è spam! No, lo metto in descrizione, vai, dica, Grazie, dica. grazie, gentilissimo. No, allora, è stata una partita sicuramente molto sofferta. Sinceramente, però, non so se anche tu all'inizio, però mi aspettavo un Napoli un po' più grintoso. Sì. Un Napoli che comunque è vero che aveva l'importante vantaggio ottenuto a San Siro. Ma mi aspettavo un Napoli che comunque, cioè non che si difendesse tanto, che comunque si difendeva, però doveva anche attaccare, insomma. Aspettare un Napoli comunque equilibrato che fa la Sì. partita in maniera un po' più calma perché comunque un po' la forma fisica, un po' il vantaggio. Ora aspettare un Napoli comunque non troppo schiacciato dietro. Esatto, invece ragazzi all'inizio, cioè il gol di Eriksen al secondo minuto è stata subito una doccia fredda, abbiamo Infatti detto. io non me l'aspettavo perché era tra virgolette un normale calcio d'angolo. A un certo punto vedo gol, com'è possibile? Vedo che i difensori si spostano, un liscio incredibile. E io credo come la maggior parte dei tifosi abbiamo detto ecco qua, abbiamo ricominciato da dove avevamo finito. Esatto. Anche se c'è da dire che comunque prima del coronavirus comunque il Napoli stava andando bene, si era ripreso molto Rispetto sicuramente. all'inizio, molto, però Rispetto se all'inizio era molto. sempre un po' così la cosa, Quindi l'inizio è diciamo, stato sicuramente in salita. Poi eh. è quindi Ospina, dobbiamo dire, è stato protagonista. Prima è negativo perché comunque sul gol di Eriksen un po' la colpa è sua. Sì. Ma poi ha fatto un grande assist ad Insigne che poi l'ha passata a Io Mertens penso che che Ospina sia fortunatamente ha sta, castigato. penso che Ospina sia stato il primo o il secondo protagonista della partita. L'ultima azione pericolosa dell'Inter, non ricordo che abbia tirato Eriksen, forse non Sì. ricordo. Ha fatto una parata, ha avuto dei riflessi incredibili. Ha fatto una bella partita. Peccato per l'ammonizione, però è stata un po' fatta così Quindi ora contro per la Juve dovrà per forza giocare Meret. Meret. Che comunque a me come portiere piace. Speriamo. Fatto sta sicuramente ora Gattuso contro la Juve dovrà cambiare. Io lo chiamo modo di giocare perché comunque come ben sai lui usa Ospina perché comunque è bravo con i piedi e il suo gioco, il gioco di Gattuso, lui vuole che si faccia pallone a terra con il portiere che dovrà rinviare. Purtroppo Meret è un grandissimo Allora, portiere ma c'ha appunto questa pecca quindi sicuramente dovrà cambiare dobbiamo stile di dire gioco. che un po' tutte le squadre sono calate fisicamente, però la Juve ha un po' di forma fisica in più, quindi dobbiamo stare attenti perché un errore in area di rigore, Ronaldo dalla scosta con la loro velocità possono purgare. Conta anche che la Quindi Juventus ha un giorno in più di riposo perché la Juve ha giocato ieri. esattamente, quindi dobbiamo stare attenti, dobbiamo evitare di sbagliare molti passaggi. Abbiamo sbagliato molti passaggi durante l'impostazione da dietro con Isai. Dobbiamo essere attenti, Abbiamo sofferto, dobbiamo. raga, molto sulla fascia sinistra dove comunque Insigne ha fatto un buon lavoro, però comunque sia sulla fascia sinistra anche sulla destra, anche Candreva ha giocato molto bene, ci hanno messo in difficoltà. Però quello che posso riconoscere al Napoli, quello che mi è piaciuto stasera del Napoli, è che dopo il gol del nostro pareggio, comunque sì, abbiamo provato ad attaccare, ci siamo andati anche vicino più volte al 2-1, ma comunque ci siamo difesi bene, abbiamo chiuso tutti gli spazi, grande prestazione di Ospina che ci ha salvato 2 o 3 volte, quindi sono veramente contento e non si poteva ripartire al modo Sì, migliore, credo. dobbiamo stare attenti sempre per il fatto che comunque la Juve è una grande squadra, bisogna ammetterlo. Dobbiamo adesso, anche se comunque sembra brutto da dire, non pensare a questo risultato e pensare subito alla finale, perché sarà una Sicuramente. partita molto difficile. La Juve ha giocatori come Ronaldo, che faccio un esempio, Ronaldo potrebbe non fare niente tutta la partita, fa un tiro da fuori area e segna, quindi Ah, dobbiamo beh. stare attenti, Perché sono i giocatori concentrati, che che in pure. qualsiasi momento, lo stesso Dybala, anche Ronaldo, ti cacciano all'improvviso la giocata decisiva. Perciò sarà sicuramente una partita che noi dobbiamo prima di tutto preparare bene. Poi soprattutto dopo la buona preparazione ci deve essere ovviamente la prestazione, che dovrà essere sicuramente tra le migliori, perché ci Esattamente. giochiamo veramente un pezzo di stagione comunque importante, perché la Coppa Italia sarebbe sicuramente un Un trofeo trofeo che da un po' che, che non diciamo trofeo, eh giusto? sì, no, ma a parte questo trofeo diciamo colmerebbe tutta un po' la Brutta stagione stagione. negativa, sicuramente. Potrebbe essere un modo per avere
avere una mentoring morale da parte della squadra che comunque da un po', soprattutto quest'anno, non gira da bene. Cioè, gli anni scorsi non è che è andato male il Napoli, non ha vinto trofei, però ha fatto belle stagioni. Quest'anno è partito male, cioè, se non sbaglio, è partito con 2 vittorie, 3 vittorie, però poi a lungo andare si è un po' In perso. realtà ha vinto la prima La partita, poi Juve. la seconda ha perso, Anche la con la Fiorentina, giusto? Però ha la, perso sì, con la la prima, poi Juventus. ha perso con la Juve, poi ha battuto la Meno Sampdoria, male, si è cavata invece un po' comunque. se l'è Cioè. cavata. Abbiamo battuto pure il Liverpool e poi diciamo già Esatto. dallo 0-0 con il Genk, già da là iniziavano un po' i Se non problemi. sbaglio, non ricordo bene, però il periodo negativo è partito con l'Atalanta, contro l'Atalanta, Quello giusto? sì, il periodo no, ma quello proprio l'inizio proprio cruciale. Come detto tu, l'Atalanta è stato giusto un assaggio, Ok. ma è stato l'ammutinamento di Salisburgo, da lì è partito tutto, perché comunque anche il morale dei giocatori era a pezzi dopo quello che era successo, quindi non solo le prestazioni sono calate, ma anche il morale dei giocatori. Ti aspettavi questo passaggio in finale? Sicuramente no, insomma. Io da tifoso napoletano e credo anche gli altri non credo si aspettassero che il Napoli potesse arrivare in finale. Perché basta, cioè insomma la stagione nostra parla per noi, cioè parla da sola. Quindi sicuramente era inaspettato questo passaggio in finale. Ora però dobbiamo dimostrare che non ci siamo arrivati per caso, perché abbiamo dimostrato che ce la possiamo fare. Perciò L'impegno, la con costanza. l'impegno, la costanza, il gioco di squadra, sicuramente c'è ancora molto da migliorare perché questa qua non è stata una prestazione con la P maiuscola, ma sicuramente si potrà migliorare ed è quello che dovremmo fare contro la Juve. Ok, 7 minuti ci può stare. Siamo contenti, ovviamente. È una cosa che sinceramente. Non dico che non mi aspettavo, però era un po' incerta la cosa. Sono molto felice. Si spera in questa vittoria dopo molti Speriamo, ce anni. l'auguriamo, dai raga, dai, forza. Va bene. Ragazzi, iscriviti al canale, a quello di. Dice? Sasi Gamer 17, Link in ragazzi. descrizione e ci becchiamo al prossimo video. Bella! Bella.